ben pieni gli occhi. Guarda quanti doni coi fiocchi. Ti auguro un buon Natale e... e un felice e sereno anno nuovo! Buon Natale a voi! Torna presto e porta tanti regali! L'anno prossimo ci saranno delle nuove storie e saranno entusiasmanti! Ciao ciao! Dormirà
tutto l'inverno e non pattinerà. Noi invece pattineremo. Sul fiume addormentato, dal ghiaccio imprigionato, si scivola leggeri volteggiando su e giù. Sui pattini d'argento, con l'animo contento, la neve scende a fiocchi ed il mondo copre già. Che bello! Venite ad incontrare gli amici più vicini, una gran festa si farà. Racconti di Masha. Bene, bene, bene. Che bel calduccio fa qui dentro. Non sembra che sia arrivato l'inverno. C'è tanta neve fuori. Scommetto che non avete mai sentito nominare Nonno Gelo. Ok, vi racconto io la sua storia. Nonno Gelo. C'era una volta, tanto tempo fa, una donna molto anziana che aveva due figlie. Una era sua figlia e l'altra invece era la figliastra. La donna era molto dolce con sua figlia, le dava sempre frutta fresca e lecca-lecca, ma lei non era mai contenta di nulla. Il pretzel non era abbastanza morbido, il lecca-lecca non era abbastanza dolce e le sue bambole non erano abbastanza carine.
La figliastra invece era l'esatto opposto. Era dolce e allegra e aiutava sempre nelle faccende domestiche. Però alla matrigna non era simpatica. Così un bel giorno la portò nel bosco e l'abbandonò lì. La poverina si ritrovò sola al freddo accanto a un pino. Una vecchia strega che passava da quelle parti atterrò proprio accanto a lei e fu allora che saltò fuori da dietro l'albero Nonno Gelo. Non vorrai usare come al solito i tuoi vecchi trucchetti? E la vecchia strega rispose: e che cosa me ne farei di una ragazza congelata? Guarda, si sta trasformando in un ghiacciolo! E oltretutto, oggi ho anche un brutto mal di gola! Mi hai congelato ogni cosa! Nella mia fredda capanna anche le cosce di pollo mi hai congelato! Ho tentato in tutti i modi di scongelarle, ma non ci sono riuscita! Oh, ok, puoi anche andare adesso! Vai! Domani la giornata sarà molto più calda e soleggiata! Disse con tono molto serio, come se stesse parlando in televisione. Somigliava tanto a quelli che fanno le previsioni del tempo. E così la vecchia strega salì sul suo mortaio e volò via verso la capanna. Poi Nonno Gelo si avvicinò alla ragazza e le chiese in modo molto gentile: non mi dirai che hai freddo, mia cara ragazza? Non si preoccupi per me, Nonno Gelo, gli disse. Ma Nonno Gelo vide che la ragazza voleva soltanto essere gentile, così decise di portarla nel suo palazzo di ghiaccio. Arrivati lì le disse: se batterai la mia coperta, le piume voleranno ovunque e la neve cadrà sulla terra. Se pulirai il palazzo, in cielo splenderà il sole. E se finirai in fretta tutte le pulizie domestiche, io ti garantisco che ti premierò. No! Ti rimpizzerò. No! Ti registrerò. Oh no, ho dimenticato come si dice! Ma certo, ora ricordo! Ti ricompenserò! La ragazza fece così bene tutte le faccende che Nonno Gelo fu veramente felice e soddisfatto del suo lavoro. Così decise di darle un bel remo. Volevo dire un bel premio! Poi l'accompagnò nella foresta dove i 12 mesi si riunivano sempre intorno al fuoco. Tutti le diedero dei regali. I mesi primaverili le donarono un cesto di fiori, quelli estivi frutti di bosco e funghi, i mesi autunnali un sacco di patate e altre cose che si raccolgono in autunno. Oh sì, certo, le foglie! E Nonno Gelo, insieme ai mesi invernali, le donò 3 cavalli bianchi, una slitta, un albero di Natale e per finire un intero guardaroba di vestiti nuovi. La ragazza tornò a casa felice e anche ricca. La matrigna si stupì molto nel rivederla e le chiese: si può sapere dove hai preso tutta quella roba? La figliastra fu gentile, mise il sacco di patate in un angolo e poi disse: se volete vi racconto la storia. Allora la donna prese sua figlia e la portò nella foresta. La bambina, sotto l'albero di pino, si mise a mangiare il pretzel e fece un disastro con le briciole. Andate via! All'improvviso Nonno Gelo saltò fuori da dietro l'albero e le chiese: non mi dirai che hai freddo, mia cara ragazza? Vecchio stupido bacucco! Certo che ho freddo! Dammi i miei regali, su, svelto! Nonno Gelo sedette sulla neve e chiese di nuovo alla ragazza: non mi dirai che hai freddo, mia cara ragazza? La ragazza lo affrontò arrabbiata. Si può sapere che cosa ti prende, vecchio? Sto congelando! Dammi quello che mi sono guadagnata! Nonno Gelo era furibondo e con un colpo di bacchetta la trasformò in un fantoccio di neve che sarebbe rimasto lì fino a primavera o forse anche l'estate. La ragazza gentile, invece, a Natale ricevette regali da tutti e fu festeggiata. Forte, no? Quindi ricordatevi, miei cari amici, solo i bambini che sono gentili e soprattutto non pigri ricevono tanti regali belli e utili. Se invece siete cattivi e pigri, non riceverete nessun regalo a Natale! C'è. Cosa? Che bello, finalmente è Natale! Oh, mi sa che Orso dorme ancora! Oh, devo correre a svegliarlo!
tu vorresti stare a casa. Niente ospiti, perché il Natale è tutto tuo. Pace e tranquillità, sarà bello festeggiare, nessuno ti può disturbare, è un momento di magia che non vuole compagnia. Mancano tutte le decorazioni. Ora sono davvero felice. Trascorrerò il più bel Natale del mondo. Salvare quest'albero. La tristezza presto passa, se i tuoi amici sono con te. E
un sorriso ti raggiunge. Non ti chiedere perché. Evviva, evviva! Tanti auguri di buon Natale! Ce n'è un'altra! Orso, guarda, guarda! C'è Babbo Natale! Oppla! Quando io sarò grande, mi ricorderò della casa nel bosco, del suo calore. Come un uccellino
ma sempre dentro al mio cuore lo porterò. Per le strade del mondo tu camminerai, ogni viaggio un mistero, una scoperta. Ma la strada di casa non si dimentica, lo sai. E se vorrai davvero un giorno tornerai. Nei momenti felici, quando torno a te, fanno festa gli amici tutti insieme. Un ricordo ritorna e non ti chiedere perché. Tutto cambia in fretta, tu resta con me. È bello divertirsi insieme. Piccolini miei, è quasi Natale ormai, è tempo di regali e soprattutto di tanti giochi. Ma ricordate che i petardi non sono giochi con cui scherzare. Se li usate nel modo sbagliato, possono succedervi un sacco di cose bruttissime. State a sentire questo racconto. La fanciulla delle nevi. C'era un signore molto vecchio che viveva con la sua anziana moglie vicino a un campo innevato. I loro figli si erano trasferiti in città con i nipotini, che facevano visita ai loro nonni solo in estate. Durante l'inverno i due anziani nonni avevano tanta nostalgia dei nipotini. Trascorrevano tutto il giorno alla finestra a guardare i bambini dei vicini che si divertivano giocando. Un giorno il vecchio disse alla sua anziana moglie: «Mio caro, ho avuto un'idea geniale! Che ne dici di una bella nipotina fatta tutta di neve?» La vecchia signora fu molto felice di questa bella idea e così andarono subito fuori per metterla in pratica. Per cominciare fecero una grande palla di neve, ma si stancarono molto. Per fortuna i bambini che giocavano lì fuori li aiutarono. In un attimo misero la palla di neve, braccia e gambe e conclusero l'opera con la testa. Il vecchio fece gli occhi, il naso e la bocca. La moglie invece si occupò delle orecchie. Il risultato fu una ragazza molto carina. Sembrava una bambola. Improvvisamente la bambola sbatté gli occhi e prese vita. I due nonni furono felici di vederla animarsi e la chiamarono la fanciulla delle nevi. La fanciulla delle nevi cresceva velocemente e in primavera era già diventata una bellissima ragazza. Beh, a prima vista sembrava grande, ma in effetti era ancora una bambina. E come tutti i bambini era capricciosa. Ruppe l'orologio a Cucù e strappò anche il suo vestito migliore. Il nonnino riparò l'orologio e la moglie ricucì il vestito. Il tempo scorreva velocemente e presto arrivò la bella stagione. L'erba era sempre più verde e il sole splendeva e il volo degli uccelli annunciò l'arrivo della primavera. Ma la fanciulla delle nevi era triste perché i due anziani nonni non la facevano uscire all'aperto per paura che si sciogliesse. Dopo la primavera arrivò l'estate, tutti nuotavano e prendevano il sole, ma la fanciulla delle nevi restava sempre seduta alla finestra. I due anziani erano molto preoccupati per lei e ogni giorno scrivevano ai figli chiedendo loro di andarli a trovare con i nipoti perché la fanciulla delle nevi era triste e sola. Il sole splendeva ogni giorno più caldo e i due anziani nonnini tenevano la fanciulla delle nevi lontana dalla finestra. E quando durante il giorno il caldo in casa aumentava, la mettevano per sicurezza nel frigorifero.
Povera ragazza, ma che vita è questa? Stare seduta tutto il giorno in frigorifero, senza mai poter uscire! Finalmente ricevettero il telegramma che aspettavano tanto. Siamo in vacanza, stiamo arrivando da voi per le vacanze! I nonni cominciarono a saltare dalla gioia come bambini e dissero alla fanciulla delle nevi: le tue pene presto finiranno, mio dolce tesoro! Cerco di resistere in frigorifero ancora per un po'. Andiamo a prendere i nipotini alla stazione. Quando torniamo ti portiamo un gelato! Venne la sera. La ragazza delle nevi decise allora di uscire dal frigorifero per vedere fuori dalla finestra se per caso stessero tornando, ma vide invece i bambini che si divertivano tanto e ridevano saltando e giocherellando con il fuoco. La fanciulla delle nevi aveva così tanta voglia di saltare e giocare con loro che si dimenticò tutte le raccomandazioni che le avevano fatto gli anziani nonni e corse fuori. Come se non bastasse, per sorprendere tutti, portò da casa anche i fuochi d'artificio. Saltò sul fuoco e, indovinate un po', in un batter d'occhio si trasformò irrimediabilmente in una piccola nuvoletta bianca. I due anziani nonni tornarono dalla stazione con i nipotini e videro una triste nuvoletta ferma sopra la loro casa. Poi sentirono una voce: mi raccomando, bambini, non giocate con il fuoco! E voi, cari nonnini, non piangete! Io vi verrò di nuovo a trovare! Ogni anno tornerò, come la neve, così non vi sentirete più soli! Avete capito adesso quanto è pericoloso giocare con il fuoco e con i fuochi d'artificio? Bene, allora buon Natale! Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono clicchiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!